Vedi, qua ci sono zone particolari. Allora, intanto curiamo alla nostra amica waifu mio. E poi utilizziamo anche goccia magica. Per ora qua, almeno possiamo fare qualche attacco. Ma qui cosa c'è? Qui non c'è nulla, vero? No. Era giusto una trappola per me. Allora, ecco, quella è la città dove dovremmo andare. E noi non ci andiamo. Noi non andremo subito lì. Noi andremo avanti. Più forte poi. Ma intanto dobbiamo raggiungere l'altra zona. Cioè l'altra città. Era qui? Sì. Che cos'è? Una sorta di... Oddio. Sembra una zona tutta diroccata. Questa dovrebbe essere quella libera, tra l'altro, stavolta. Oddio, è tutto distrutto qua. Città vecchia di Ishin. Di Ishan. Città vecchia. Però qua non possiamo spostarci, quindi sicuramente qua... Sicuramente... Ah, aspetta, però qua... Ah, ecco. LOL. Figata sta cosa. Ci saranno nemici qua? Penso di sì. Ma in realtà qua gli sprite a me piacciono, non dico tutti, però... Sono molto bellini in realtà gli sprite. Sono semplici, però... Però sono belli da vedere. Goccia magica e gambero. Sono belli, ma perché sono anche colorati? Sono... Cioè, quando tu utilizzi poi i colori in questa maniera, ti... Cioè, ti piacciono, ecco. Veramente qualcosa di nuovo. Ma qui però siamo bloccati. Qui non c'è un ca. E secondo me è fatto apposta qua. Perché qua ci dovrò tornare prima o poi. E per il momento però, siccome non ci possiamo andare, giustamente siamo come e quando vogliamo. Siamo ancora un po' bloccati in alcune zone. Vabbè, semplicemente perché ovviamente di trama dobbiamo fare determinate cose. Però nel momento in cui apriremo veramente le porte a tutto il gioco, poi lì sarà un discorso diverso. Ecco, vedi, qui ci sono ora delle caverne che mi ricordano tantissimo la Grotta del Vento. Sì, durante l'esplorazione... Ah, in quella... Sì, in quella... Sì, nella parte, diciamo, quella 2D... Sì, non puoi ruotare la telecamera. Diciamo, nella mappa del mondo, però sì. Ma lì è fatto apposta, perché lì giustamente ti fanno esplorare in quel modo. Da un lato, in realtà, io lo apprezzo, perché è meno confusionario. Il fatto che tu non possa girare la telecamera ti consente di concentrarti di più su quello che hai attorno. Invece qui nell'overworld, per esempio, ogni volta che giro tondo, magari mi capita che delle volte mi perdo, perché dico, minchia, vediamo che devo fare, che non devo fare. Anche perché poi comunque le mappe, vedete, sono praticamente dei corridoi qua. Quindi... Incantesimo dell'acqua. Oddio, ma qua, vado, c'è una barriera lì. Vabbè, qui giustamente ora mi diranno, non possiamo passare perché il cazzo è enorme. Hai ottenuto la ricetta gelato al cioccolato e menta. What? Hai ottenuto l'orologio da taschino sconosciuto. Minchia, le ricette. Quindi poi ci saranno le gare di cucina. Le
Libro sbiadito. Ecco, questi qua poi li dovremmo consegnare là in biblioteca. Questi sono tutti i libri. Vabbè, dovevo farlo questo esperimento, dovevo provarci. Oddio, ma qua sembra una casa addirittura. Quindi qua ci abita qualcuno? Minerale di ferro. Nuovo tutte le cure. Oddio, là c'è un forziere. Sto spendendo un sacco di grano. Simbolo blu. Aumenta molto la resistenza all'acqua. E di lì c'è sicuramente un boss o qualcosa che dovremmo fare. Ma più avanti non rischiarmela. Oddio, questo sembra tipo un magazzino. O comunque una sorta di miniera anche in realtà, eh. Non c'è più spazio nella borsa. E ora tranquillo che noi... Madonna, sto pad. Madonna, è anche peggiorato rispetto... Togliamo st'erba antiveleno. Simbolo fortunato. Ok, questo aumenterà la fortuna, ovviamente. Simbolo porta fortuna. Aumenta poco e rilascia oggetti. Questo potrebbe essere comodo nel farming. Cerchiamo di essere un po' più... Ecco, vedi, da qua ora sicuramente non posso passare. Perché c'è sto sigillo. E infatti. Va bene. E allora utilizziamo il frammento del ritorno. Qua sicuramente ci torneremo dopo. Via, torniamo indietro. Ok, c'è un'altra cittadina dove dobbiamo andare. Così li facciamo di nuovo scorte di roba. E vediamo se c'è magari qualche altro personaggio da poter reclutare. Vabbè, colpa mia. Villaggio di Dafan. Oh, qui c'è un personaggio. Ah no. Ah, là sopra ce n'è una. Ah, ricetta del tè alle erbe. Però il fatto che mi stiano droppando le ricette vuol dire che c'è il cuoco che arriverà a breve. Ah, tu chi sei? Oddio, la tsunderina c'è. Che c'è? Vuoi che mi unisca a voi? Hakugin? Sei proprio tu? Oddio, i personaggi che si reclutano con gli altri nel gruppo. Che culo. Mio, che cavolo ci fai qui? Credevo che ti fossi unita a una milizia. Infatti, ma sono successe alcune cose. Ah sì? Beh, da quando sei partita per il tuo viaggetto da guerriera mi sono annoiata a morte. Ho cercato un'altra degna avversaria dappertutto, ma sono rimasta più a secco di un deserto. O tu o nessuna, tesoro. Allora voto nessuna. Chiunque pur di non dover combattere contro di te. Oh, ma dai. Non è questo il modo di parlare della tua migliore amica rivale, che ha fatto tanta strada per trovarti. Minchia, queste si sforbiciano. Le migliori amiche non provano a decapitarsi a vicenda. Questo lo dici tu. Comunque, gira voce che tu sia in guerra con un certo impero, perciò ti propongo un'idea. Ti aiuterò a vincere questo conflitto, ma poi combatterai contro di me. Così probabilmente ci lascerò le penne. Così sarà più divertente, sì.
Non far finta che l'idea non ti stuzzichi, ti brillino gli occhi. Credo di aver imparato la lezione al limite della vita terrena, dove il confine che separa la vita e la morte è estremamente labile. Di sì e basta, tesoro. A te la scelta, Nova. Va bene. Ottima scelta, non te ne pentirai. Ecco, qua ci sono adesso i personaggi che si reclutano con gli... madonna mia. Anche tu sei messa abbastanza bene. Minchia. Ci vediamo al quartier generale. Sì, so già dove si trova. Scoprire posti nascosti è la mia specialità. Cavolo, probabilmente l'avrei assaltato se adesso non mi fossi imbattuta in te. Minchia. Ok, è un'altra waifu. È al nostro cospetto. Allora, qui vendiamo qualcosa che non mi serve. Vediamo cosa c'è. Questo sì, lo possiamo vendere. Ciao Onizuka. Allora, runa dell'incantesimo dell'acqua. Cos'è che fa questo? Aumenta la resistenza acqua degli alleati. Questo sicuramente mi aiuterà. Mi aiuterà sicuro. Va bene. E acquistiamo... Ok. A posto. Allora, qui c'è un altro personaggio. Eccola qua. Sì? Vuoi qualcosa? Di questa non sappiamo neanche il nome, però. Sì che voglio qualcosa, voglio te, però... Non sono in grado di vedere tutto. Se vuoi raggiungere il tuo obiettivo, dovrei comunque agire. Però voi non mi date altre interazioni. Tu sei un altro personaggio. Oddio! Perché? Perché non mi date indizi su come reclutarvi? Sì che voglio qualcosa, voglio te, ma non mi caghi. Oddio, ma qua è pieno di personaggi. Wow, le lenti runiche brillano di luce propria. Scommetto che riuscirei a fare brillarle ancora di più. Solo che mi serve una runa delle... Cosa ti serve? Sono occupato, potresti passare più tardi? A meno che tu non abbia una runa delle correnti con te. In tal caso, fatti avanti e parliamone. Ecco, mi serve la runa delle correnti. Ma le rune delle correnti non è qui, non c'è. Aspetta, qua ci sono delle tecniche. Runa del fendente rapido. Fendente rapido infligge danni minori da taglio a un nemico. Costa un SP. Questa mio la potrebbe utilizzare. Anche io la potrei utilizzare. Ma io non faccio danni da fendente, però. Finto a fondo, fragore distruttivo, perforazione. Ma questa lui già ce l'ha. Runa della potenza, della magia, abilità, fortuna, resistenza, runa HP, runa MP. Resistenza a veleno e cecità. Allora, modifica runa intanto. Adesso finalmente ho la runa libera. Godo. Quindi, avendo la runa libera... Posso usare la runa del fendente dormiente, ma... Allora, intanto questa qui era la runa della potenza e noi ci mettiamo della potenza suprema. Così intanto siamo a posto e siamo più forti. Qui invece che runa posso mettere a lui? Runa dell'incantesimo acqua potrebbe essere top. Però anche il fendente dormiente... Ma no, il fendente dormiente per lui non lo so, cioè oddio, potrebbe essere utile. Ma quanto costa il fendente dormiente? 2 SP, mentre invece lui con 2 SP può fare molti danni. Io questa devo darla a qualcuno che non fa danni o che comunque...
Questa è passiva. Questa invece è tutti i tipi. Quindi in realtà questa qui la potrei sostituire. E gli diamo una bella runa del fuoco. E qua gli mettiamo quella passiva. Ok, così lei già ha qualcosa da fare in più. Poi tu invece hai qui una runa del potenziamento. E ti metto una runa dell'abilità. Così, penso che la runa dell'abilità sia collegato appunto alle abilità che utilizziamo con gli SP. Quindi, tu cos'hai? Una passiva potenziamento. Ok, quindi qua ti mettiamo magia suprema. Tu, vabbè, hai sbloccato una tecnica tua personale, quindi non posso fare un cazzo. La runa esclusiva di Gieran riduce il consumo di MP quando si usa la magia del 20%. Ottimo. Ecco, tu invece cosa hai sbloccato? Potenziamento e passiva, fanculo. Ah, tieni, runa della potenza, così sei un po' più forte. E vaffanculo. Passiva poi non ne ho, quindi sti cazzi. Vabbè, ok, è già qualcosa, un pochettino si è mosso. E intanto qua ci sono due personaggi che devo reclutare. Tu sei un personaggio? Sembravi un personaggio un po' particolare. Va bene, allora intanto riposa. Che siamo a posto. Poi salviamo, ovviamente. Ci abbiamo fatto un bel po' di roba. E usciamo. Devo trovare qualcuno a cui puoi dare la runa del fendente che addormenta, che quella è tanta roba. Quella è veramente tanta roba. Allora, tu ancora non mi parli, giusto? No, niente. Pensavo che magari si fosse svegliata. E invece, niente, sto cazzo. Va bene. E da quest'altro lato invece cosa c'era? Nulla, vero? Ok. Quindi qua ci sono due personaggi. C'è il tizio lì. Tu cosa mi dici? No, vabbè. Ah no, qua in realtà sono tre. Perché c'è anche quello dentro il negozio di rune. C'è lui che ancora non mi dice nulla. Comunque dovrei agire. Bene. Poi c'è la waifu qua fuori che non so neanche come si chiama, che anche lei sembra messa molto bene. Vabbè. Allora, io sono curioso di vedere se gli altri personaggi adesso, anzi no, in realtà non mi spuntano, mi spunterà sicuramente. Cioè, guarda come si muove il joypad. Ecco. Sicuramente faranno anche l'attacco combinato lei con Mio. Quindi potrebbe essere buona come cosa. Tu come sei combinata? M. Sei M, quindi ti posso mettere anche dietro. Se levassi Gar. Oia, mio. Ecco, sempre mio ha in testa. Mi piace questa cosa. Una bella ship mio con lei. Molto, muy bueno, mi piace. Belle sforbici. No, per favore. Non fatevi riconoscere. Ah, ovviamente bloccato col soldato lì, già ceppo. Oddio, cosa sono quelli? Draghi, le salamandre, che cazzo sono? Oh, porca paletta. Che figata. Questa è stata temporaneamente chiusa a causa del momento di tensione con l'impero. Eccoci qua. Beh, ottimo. Vabbè, faranno l'attacco combinato sicuramente con Mio. Quindi speriamo che sia un attacco AOE. Almeno. E tra l'altro il poison non mi resta. Ah, vedi, non mi resta anche dopo la battaglia. Bella sta cosa. Ok. Ah, lì vedo un personaggio già. Lì forse ne vedo un altro. No, ma quello no, quello alla chitarra. Ah, c'è il pescatore lì. C'è di nuovo il pescatore. Forse adesso lo posso reclutare. Quindi questa è Ishan. Esatto. Suppongo che Lady Periel sarà a palazzo alla locanda. La locanda? Ha prenotato la stanza più grande. Non voleva rimanere a palazzo perché i muri potrebbero avere le orecchie. Capito, andiamo a cercarla. Aspetta, aspetta.
prima di andare a cercare. Oddio, questa sembra la città di Shuikoden 5, quella fatta a tre vie. Allora, intanto vediamo chi c'è nelle case. Oh, non c'è nessuno qui. Magari è in giro per delle commissioni. Oh, oh. E però se ha parlato lui, Geran, forse è un suo amico. Quindi forse lo troveremo poi. Minchia, già cominciamo male. A me piace osservare l'acqua che scorre. Ok. C'è chi piacciono i treni e c'è chi piace l'acqua che scorre. Sperando che l'acqua che scorre non è il... No. Vabbè. Allora, forgiamo. Vai così. Qua penso arriveremo fino al livello 7. Vediamo fino a che livello mi fa arrivare. Infatti, immaginavo. Madonna, proprio... Cioè... È incredibile. C'è proprio gli stessi level cap in tutti i giochi, uguali, identici. Ecco, già intanto due livelli sono comunque tanta roba, eh. Certo, se ne vanno un po' di soldini, però. La resa ripagherà. Per questo serve non skippare gli incontri, almeno con la scusa. Botan si chiama la sua arma, minchia. Botani. Bottani, ok, bene, ottimo. Ottimo. Io non c'entro nulla. Ecco qua. Ah, il cuoco! Tu sei il cuoco! Che c'è? L'alleanza vuole ingaggiare una mente culinaria? Sì, idea intrigante. Ahimè, sono già in missione per trovare la ricetta del leggendario piatto noto come Tutuva alla griglia. Mi hanno detto che le persone che l'hanno ideato sono tutte corteccia. E beh, tutte corteccia, cosa vuol dire? No, dai Silvani? Minchia, devo tornare dai Silvani? Minchia, le persone che l'hanno ideato sono tutte corteccia. Ah, vuoi vedere che forse in realtà basta che metto il personaggio... devo vedere se posso, se metto Groot. Ah, fascia d'acciaio. Vedi, Yusuke qua guadagna un sacco, quindi equipaggiamola a Yusuke. Poi elmetto di metallo. Protezione viso. Minchia, qua guadagnano un botto i maghi, quindi... No, aspetta, dov'era? Ma non posso comprarne di più. Che non me ne fa comprare più alla volta. Poi, elmo di metallo. Elmo solido. Minchia, 154 mi porta in difesa fisica. Ah, però... Minchia. Mi toglie 3 d'attacco. Vabbè, 3 alla fine non è un granché. Tunica di metallo, 106, 164, 111, mantello d'acciaio. Questa Yusuke. Vabbè, Yusuke era vestito proprio come un barbone. Poi armatura di metallo, armatura lamellare. Borchiere.
Questo mi porta a C. Tutti e due mi portano a C. Quindi in realtà posso anche spendere meno. Ecco, e tenerlo così. Va bene, a posto. Oh, ora sono un po' più equipaggiati in modo decente. Allora, qui c'era il pescatore. Eccolo qua. No, amico mio, stai facendo buon uso di quella canna da pesca? Sì. Oh, io? Da quando abbiamo parlato ad Ironside, le correnti della vita mi hanno portato fin qui. E io non sono una che nuota controcorrente. Sono felice che tu stia bene. Il tuo nome sta girando parecchio di recente. Dunque devo chiedertelo, sei quel Noah alla guida dell'esistenza? Esattamente, sto reclutando nuovi compagni, vorresti unirti? Vuoi che io mi unisca a voi? Ok, ma purtroppo non so com'è la corrente dalle tue parti. O forse lo so. Sai che ti dico, amico? Portami un'orata dagli occhi rotondi e firmerò all'istante. Ecco, riuscire a pescarne una è segno di buona fortuna. Dunque, se qualche orata dagli occhi rotondi abboccherà, sapremo in che direzione la corrente va verso il tuo destino. Vabbè. Ma non l'ho presa già una di questa? No, mi sa che gliela devo portare proprio. Ma porca puttana. Gli devo portare l'orata. Fanculo. E il problema è che dovrò capire anche dove si pesca. Allora, intanto facciamo una cosa. Andiamo a Locanda. Quindi è qui che alloggia per Lady Perrielle? Eccola. Ma come? No, ma pensavo. Oddio. Ne ho fin sopra i capelli della aristocrazia locale. Non pensano ad altro che a loro stessi. Milady, forse è il caso di abbassare la voce? Ah, cosa importa? Se ci sono delle spie in giro sarò felice di urlare ciò che penso direttamente nei loro timpani. Spie, domandatevi a cosa i vostri padroni danno più valore, il loro paese o la loro ricchezza personale. Adesso andiamo. Tac. Noah. Tempismo perfetto. È bello vederti sana e salva, Perry. È bello che lui la chiama Perry. Cioè, ormai sono entrati in confidenza. Cioè, lui così, in confidenza. Oh. E perché non avrei dovuto esserlo? Avevo il mio passaggio segreto, ricordi? Ora, a quanto ho capito, stai facendo un buon lavoro con il mio esercito di resistenza. Dimmi tutto. Quindi è così che chiamate il castello adesso. Ti piace? Un nome accettabile, suppongo. Milady, credo sia arrivato il momento. Ah, certo, Noah, vieni con me. Parteciperemo a una conferenza tra Re Euma e la sua Camera dei Lord. Saremo meri osservatori, temo, ma vorrei che tu e gli altri mi accompagnaste. A parte Jankis e Sabine che rimarranno qui per cercare un modo per comunicare con i Mir al castello. Castello qualcosa. Non riesco a immaginare niente di più noioso di un consiglio, perciò sono felice di non dover partecipare. Oddio, Perriel entra nel gruppo! Oh, finalmente praticamente reclutata in modo ufficiale. E anche Jankis, ovviamente. Il maggiordomo, assistente anziano. Fiero, guarda, fiero. Oddio, Perriel combatte? Ma che cosa mi stai dicendo? Perriel combatte! Ma che figata! Però lei tra l'altro sta in prima fila, S corta. Però lei è più forte con le magie, quindi in realtà potrei anche metterla. Scusa, e come aiuto cosa dà lei? Ispira tutto il gruppo, migliora velocità d'attacco e d'azione di tutti gli alleati. Boh, donna mia. Una bestia. Non me lo immaginavo potesse combattere. Non voglio mettere in discussione le sue scelte, Milady, ma non sarebbe meglio se rimanessi al suo fianco? Non trattarmi come una bambina, Jankis. Adesso comunica il mio ordine per la cena alla cucina e di al cuoco di usare un po' più di spezie questa volta. Dove stiamo andando esattamente?
a palazzo e nella parte settentrionale della città. Sì, però prima di andare a palazzo, tesoro mio, un secondo. Io devo fare una cosa. Devo vedere se effettivamente... se portando... allora, mettiamo un attimo Nova qua dietro. E se portando Kallator al cuoco, che è un Silvano, si riesca a convincere e magari a dire... tu sei un uomo tutto corteccia, quindi... oddio, lì c'è l'ubriacone, ma chi è Tezzo, tipo? Ed è irreclutabile! Questo sì che è buono, ha un sapore ancora migliore in giornate come questa. Scusami, ma tu sei il famoso lanciere Ryufan? In città ho sentito molto parlare delle tue imprese. Ah. Beh, se uno come te ha sentito parlare di me, devo essere famoso. Sono alla ricerca di compagni coraggiosi, saresti interessato a unirti all'alleanza? Vuoi che facciamo squadra? Non reggo gli stolti che sono più deboli di me. Se vuoi affrontarmi e scoprire se fai parte di quella categoria, beh... ah, devo fare il duello? Oggi non mi è successo nulla di interessante, perciò ci sto. Quel barlume che hai negli occhi mi dice che forse sarei un degno avversario. Allora che ne dici? Ti metterei alla prova con questo vecchio? Certo. Oh, mi piace il tuo spirito. Ora vediamo se sei tutto fumo e niente arrosto. Ah, uno contro uno, così? Minchia. Pensavo duello. Minchia. Minchia, m'ha crittato, però va bene, sono ancora superiore. Ok, battuto. Easy! Sconfitto da un pivellino. Sembra che anche alla mia età abbia ancora tanto da imparare. Beh, non c'è altro da aggiungere. Mi unirò alla tua squadra. Forse sarà persino divertente. È bello, tipo, devo pensarci su. Tipo, dopo che mi sono rotto il culo. Ok. Reclutato anche Ryufan. Ryufan, anzi. Ok. Bene, bene, bene. Quindi un paio li abbiamo reclutati. Qui non c'è nessuno. Da qui si esce. Quindi ok, andiamo a vedere se i Silvani... oddio, che è successo qua? Oh no, è Periel che mi dice che non me ne posso andare. Vicky? Oddio, quella che si teleporta. Che... sì, finalmente. C'è qualche motivo per cui mi stai fissando? Sì, ti sei appena materializzata dal nulla? Mi sono mattizzata? Ma come ti permetti? Non è quello che ho detto. Ascoltami, sbruffoncello, io non sbaglio mai, perché sono perfetta, con la P maiuscola. Qualunque cosa tu pensa di aver visto, ti sbagli, chiaro? Ok. Così va meglio. Non mettere mai in dubbio una del mio livello. No, se n'è andata. No, ma io ti voglio reclutare così mi teleporti in giro per la mappa. Ma vaffanculo. Allora, vediamo se questo... ma la persona corteccia io ce l'ho. Però... allora niente, vuol dire... cioè, vuol dire che in teoria io dovrei andare indietro fino... alla zona dei Silvani... e trovare la ricetta. E trovare la ricetta. Oh, è ancora lei che si materializza? LOL. Di nuovo tu. Davvero. Spero che tu non mi stia seguendo.
Certo che no, ma tutto bene? Mi è sembrata... Non sono caduta. Minchia. Ti sei sbucciato il ginocchio, guarda. Non sono caduta, chiaro? Perciò... Oh, bluh, disgustoso. Ehi, ascolta, il mio teletrasporto è impeccabile. Io sono impeccabile, chiaro? Non commetto errori. Ciò vuol dire che tu non hai visto niente, va bene? Va bene. Certo, perché io non sbaglio mai. Ok, ma... Ah, mi sa che devo girare in zonzo per la città fino a quando non si convince... Fin quando non si convince a farsi reclutare. Allora, in tutto ciò io però a sto punto faccio una bella cosa. Intanto vado qua. Sistemiamo il gruppo perché lui lo possiamo togliere. A questo punto. Noah lo rimettiamo qui. Io vorrei tanto Periel. Vorrei tanto vedere in azione Periel. Quindi mi dispiace Yusuke, ma... Ti devo togliere per il momento, mi dispiace. Voglio Periel in battaglia. Potrei metterla anche come aiuto. Ah no, impossibile per ora. Niente, va bene. Periel è ottima come aiuto. Che tanto lei ha la runa della luce. Runa della magia, runa della conversione. Ah, della conversione SP. Che tra l'altro lei è molto più forte dal punto di vista magico. Non dal punto di vista fisico. Allora, facciamo una cosa. Intanto salviamo. Perché mi sa che qua dobbiamo fare ora una bella traversata... Dobbiamo fare una bella traversata fino ai Silvani, purtroppo. Allora, vediamo ora dove spunta la prossima volta la tipa che si teleporta. Qui non c'è ancora nessuno. Madonna, al pensiero mi sto sentendo male. Io spero che questa qui col teleport invece la possa reclutare. Così magari mi faccio teleportare. Anche così se mi faccio teleportare solo lì, già è qualcosa. Vediamo se spunta da qualche altra parte qua in città, perché... Oddio. No. Allora, lei qui non spunta. È l'unica che posso provare a vedere... Ecco. Madonna mia. Bene, ok, dillo, di pure che mi hai vista cadere. Non stavo guardando. Sì, invece, non mentire, hai visto tutto. Tranquilla, non l'ho detto a nessuno. Bene, perché altrimenti ti avrei teletrasportato a quel paese. Eh? Beh. Hai visto quello che hai visto e non c'è rimedio. Pertanto dovrò tenerti sotto controllo e assicurarmi che rimanga un segreto. Vai! Godo. Ora si recluta da sola e posso teleportarmi. Esatto. E sappi che non importa in quale angolo del mondo ti rifugierai, io ti troverò. Non c'è scampo da Kerry. Eccola lì. Ragazza teletrasporto. Tipo Vicky, che si presentava così. Certo, puoi invocarmi in qualsiasi momento, così potrò dimostrarti le mie impeccabili capacità nel teletrasporto. Ce l'hai una... come si chiama? Mappa, sì? Ti basta aprire la mappa e indicare una destinazione e io ti ci porterò in un batter d'occhio! Ah. E tieni questo. Anello Kerry. Ok, questo è per invocarla. Se non sono nei paraggi, questo anello farà la stessa cosa, non perderlo. Non ci posso credere. Ora potrò tenerlo d'occhio. Andiamo? Ah, godo. Bene, 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 benissimo. Questo è benissimo, questo è favoloso. È favoloso. Aver sbloccato il teleport già adesso è favoloso. Ora devo solo capire dove trovare una... un'orata dagli occhi rotondi. Penso che sarà qua in giro comunque. C'è una delle zone di pesca che si trova qua in giro. Aspetta, ma qua posso pescare, eh?
Perché ci sono dei pesci qua. No, mi sa che qua non puoi pescare. Ah no, aspetta. Allora, un secondo. Anello misterioso che può teletrasportarti anche in essenza di ieri. Sbaglio, ho detto qualcosa di inquietante. Quindi io devo fare la mappa così, giusto? Oh. Oddio! Sì! Che bellezza! Cioè, posso adesso ricontrollare tutte le città. Oddio, mi teletrasporta anche nei dungeon! No, vabbè, sto impazzendo. Scusa, ma nel castello non mi ci porta? Ah, ecco, sì. Ah, ecco qua, il castello. No, ma mi sto sentendo male. Comunque la mappa è enorme. Guarda ancora quante zone ci sono da esplorare. C'è tutta quella zona là sopra. Tutta quella zona a sinistra. E anche quella zona a destra. Allora, quella zona in alto è l'impero. Perché quella zona in alto sarà l'impero. O forse l'impero potrebbe essere anche quella là a sinistra, che ci sono quelle due cittadine. Quella somiglia tantissimo anche alle Renuil, in realtà. Vabbè. Comunque, sto impazziente, sto volando praticamente. Allora, c'è il villaggio dei Kishiri. Ecco, villaggio Silvano. Sono una professionista del teletrasporto. Oh, sì. Eccoci qui. Godo. Quindi ora qua dovrei trovare la ricetta che mi ha detto quello, giusto? Quindi vuol dire che parlando con qualcuno... dovrebbe darmi la ricetta, forse. Un succo di verdure, ecco. Ricetta del succo di verdure. Ma non è questo però che... ma quindi devo parlare anche con gli NPC in giro per la mappa, perché mi danno le robe. Ah, eccola, ricetta del semifreddo alla frutta. Ah, ok, si può comprare direttamente. Ah, ok, vabbè, molto meglio. E quindi ora posso ritornare lì e reclutarlo. Però com'è che si chiamava la città? Oh, oh. Ma perché non mi... Oddio, nella città dove devo fare l'obiettivo non mi dà il teleport, però. Vabbè, mi posso teletrasportare là vicino e ci vado a piedi, non è un problema. Allora, intanto un attimo torniamo al castello. Tra l'altro funziona molto meglio rispetto... Qui è posto giusto, sì. Cioè, è molto più comodo rispetto a come era su Shuikoden. Ma molto più comodo. Perché ora qui io posso intanto costruire... Intanto qui possiamo costruire adesso... le nuove strutture, perché ovviamente dobbiamo costruire le nuove strutture. Ecco, vedi, qui c'è lei. Ara, ara. Allora, questa sì. Perfetto. Poi, eccolo qua. Qui possiamo fare altro, se no qui... ok. Crea la società di obiettivi. Ottimo. Eccolo qua. E ora hai il tuo negozio. E quindi in teoria dovresti essere... E ora dovresti essere disponibile anche come alleato nel gruppo, in teoria.
Tu puoi fare la cabina del cacciatore, permette di ottenere pelli. Ecco, lui... Ok, lui lo devo reclutare. Qui non lo... Questo non c'è. Ecco, vedi, trovo un alleato per la gestione della struttura. Questa possiamo portarla su. Quindi siamo già 26 alleati. Aspirante urbanista. Oddio! Ah, ecco, si sbloccano gli altri. Oddio! Ah, quindi le pietre quelle sono il teleport. Quindi posso teletrasportarmi anche all'interno del castello. Oh Gesù Cristo. Qui vabbè, mi serve... Apre un salone di divinazione. Permette di richiedere informazioni sugli alleati. Ah, quindi tu sei Richmond praticamente. Aumenta gli effetti del relax termale. Ecco, qui c'è la biblioteca. Che però ora mi serve altro legno mistico. Ecco, qui c'è la cucina. Un ristorante. Che ora lui lo posso reclutare, tra l'altro. Lui ancora non lo trovo in giro. Questo ancora non lo trovo in giro. Questo mette in vendita il pacchetto extra 1. Ecco, questo mi serve il negozio di rune. Esatto. Questa non so chi sia. Ah, guarda, qui c'è l'uccello pure. Ecco, negozio di accessori. Però l'uccello ancora... Allora, questo lo possiamo fare, perché lo possiamo fare. Che intanto, ecco, lui mi droppa le pelli, mi... Bello, contento, fiero. Che lui mi droppa le pelli. Perfetto. Fonti, minchia, sono con pochi fondi, quindi è rip. Ah, ecco, vedi, qui l'alleato ce l'abbiamo. Madonna, guarda quante robe si possono fare in più. Qua dovrei avere a 46 alleati. Porco Giuda. Va bene. Ecco, vedi, qui c'è la pietra per teleportare. Vedi? C'ho la pietra per potermi teleportare in ogni zona. Bellissimo. Hanno fatto una quality of life incredibile. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte a chi va. Hanno fatto una quality incredibile. Ma proprio incredibile. Più che altro io ero curioso di vedere dove cacchio è sto negozio degli obiettivi. Perché sono curioso di vedere. Ah, quelle due dormono insieme. Interessante. Vabbè, qui c'è il tetto però. Esatto, il tetto non mi interessa. Piano sottoterra. Ma sottoterra non ci sono le prigioni? Ah, vedi, c'è ancora lui. Chissà se lo posso reclutare. No. Questo tizio chiede sempre altro sale durante i pasti. Deve amare le pietanze saporite, eh? Oppure perché sta progettando qualcosa. Poi, piano 3... Primo piano qual è? Ah, ok, il primo piano è questo. Più che altro volevo capire dove cazzo si trovava quel negozio. Allora, vediamo. Piazza del commercio probabilmente. Ecco, lì c'è... Oddio, no.
Questo è un po' confusionario effettivamente, perché non mi fa vedere dove si trovano le varie strutture. E quindi un po' è confusionale sta parte, perché devo memorizzare praticamente dove si trovano i vari posti. Perché qui per esempio cosa c'è? Ecco, vedi, qua ci sono tutti i vari negozi, quindi in teoria... Allora, se li hanno raggruppati tutti qui, va bene. Però no, vedi, qua non c'è. Ah, qua ci saranno altri negozi, allora. Sì, ci saranno altri negozi. E allora sì, devo imparare praticamente dove si trovano i vari... Entrata Ranch. Vabbè, entrata ranch, però non mi serve un cazzo. Ok, qua va bene, ma non mi serve. Entrata sorgente termale. Qual è la sorgente termale? Ah, ok, questa è la sorgente termale. Ok. Niente, non riesco a trovare il negozio, quello per i punti. Perché qui c'è la mia stanza, qui non c'è nulla, a meno che effettivamente debba andare per i corridoi da qua. Vedi, perché quella è la tesoreria, magari da qua, che ecco, vedi, questa è la sala della guerra. E allora sì, probabilmente dovrò andare in una di queste zone, vediamo. Ecco, perché vedi, ci sono anche le porte qua così. Però queste sono stanze. Ecco, invece di qua cosa abbiamo? Ah, eccolo. Elenco azioni. Ah, ecco, vedi, lui mi dice... Oh, ok. Ah, mi sa che tu allora mi dai soltanto... mi controlli soltanto la situazione. Va bene, va bene, va bene, va bene, ci sta. Ok, ci sta, ci sta. Ora il problema è... Allora, ma io posso andare nelle altre città, vediamo. Ah, mi fa andare nelle altre città, anche se c'è l'impero?